Dottore Alessandro Sirolli, oggi in sciopero della fame o digiuno, insomma, per dirsi voglia, per il comitato Stop OPG, proprio in questi giorni in cui dovrebbero chiudere gli OPG, può spiegare appunto il motivo di questo sciopero della fame? Ma è nato dai promotori del comitato Stop OPG per scongiurare qualsiasi proroga e chiudere gli OPG al 31 marzo davvero senza trucchi e senza inganni. E noi partecipiamo come comitato Stop OPG Abruzzo, soprattutto perché anche in Abruzzo c'è il problema, ovviamente, per quanto riguarda gli internati in OPG, che sono l'OPG di Aversa e quello di Castiglione delle Stiviere. E qualcuno che è considerato ancora internato, oppure se in licenza di fine esecuzione, che è addirittura fuori regione. Abbiamo saputo di una persona che è in Piemonte in licenza finale, e quindi tante persone che sono in OPG e un po' disperse in varie strutture, comunque con una misura di sicurezza, che al 31 marzo hanno il diritto di rientrare in Abruzzo, con una degna accoglienza, e l'Abruzzo purtroppo non è pronto. Perché senza, quando lei dice senza trucco e senza inganno, si riferisce non solo ad un'eventuale proroga che comunque sembra scongiurata, ma anche ad altro, immagino. Sì, mi riferisco innanzitutto a un'eventuale proroga, e fino all'ultimo stiamo ad aspettare, ma il Ministero è sembrato deciso a non voler concedere più nessuna proroga di tempi. Le regioni ne hanno avuto tanti per ottemperare a quello che la legge 81, ma anche a che non si ritardino quelle dimissioni che potevano già essere fatte per i pazienti ricoverati internati in OPG e dimissibili, con dei progetti terapeutici di dimissioni fatti dai dipartimenti di salute mentale, e che purtroppo ancora oggi non sono tutti già usciti come sarebbe dovuto accadere. Al posto degli OPG dovrebbero sorgere delle cosiddette REMS, queste residenze su cui voi non siete, diciamo, non le vedete nel migliore dei modi, perché comunque si tratta di contenere, di internare, di lasciare internate le persone. In più l'Abruzzo ha un problema anche con quelle. Perché siete contro le REMS, o comunque, qual è la politica dell'Abruzzo in tal senso? Noi siamo contro le REMS perché riteniamo che la REMS non sia altro che un piccolo ospedale psichiatrico giudiziario. Cioè, il binomio malattia mentale e reato che provoca, poi genera automaticamente per il codice penale, che ancora è il codice Rocco, genera automaticamente la misura di sicurezza dell'internamento o le misure alternative all'internamento, comunque in genere la misura di sicurezza dell'internamento. Poi di fatto non fa altro che più custodire, assolutamente, solo custodire piuttosto che curare, e custodire anche male, perché gli OPG sono anche delle pessime carceri, viste le condizioni in cui abbiamo le carceri noi. Definire pessime carceri gli OPG, io credo che sia dire tutto, come diceva Napolitano, è qualcosa indegno di un paese appena E invece civilizzato. la Regione Abruzzo spende 4,8 milioni per una REMS di 20 posti. La legge 81 prevede le REMS, prevedeva e prevede le REMS. Ora, all'inizio le REMS sembrava dovessero essere tantissime, di fatto si sono ridotte perché si sono ridotte le persone, il numero delle persone internate. Siamo passati all'origine più di 1200 internati in tutta Italia, poi sono diventati 900, attualmente sono 600, ovviamente distribuiti per le regioni. Moltissime regioni hanno rivisto i programmi diminuendo i posti letto delle REMS. L'Abruzzo è partito da subito con lo stanziamento di 4.800.000 euro, parte per il Molise, una minima parte, e invece la stragrande parte per l'Abruzzo, subito per edificare la REMS di Ripa Teatina, e questo l'ha fatto con delibera la precedente giunta. E poi confermato di sé, da sempre, anche con la giunta d'Alfonso, fin dall'insediamento del 14 giugno ultimo del 2014, riconfermata l'intenzione di costruire questa REMS di 20 posti a Ripa Teatina. Chi ha avuto occasione di vedere delle foto, che io ho anche a disposizione,
lì si tratta di demolire questo stabile in disuso, totalmente fatiscente e pericoloso, demolire quello stabile e costruire un altro, al di fuori di qualsiasi contesto di civile abitazione, isolato, per un numero di 20 posti, quando attualmente neanche servirebbero questi 20 posti, soprattutto se poi si attuano tutti quei programmi di cui parlavamo. Però se i soldi vengono spreco, se i soldi vanno messi tutti lì per quei soldi potevano essere rimodulati. La regione Abruzzo al tavolo regionale ha sempre insistito che non si poteva effettuare nessuna rimodulazione, cosa che non è assolutamente vera. Abbiamo i documenti della relazione della commissione del Senato, abbiamo la conferenza Stato-Regioni che dice la stessa cosa. Si può rimodulare e si possono giustamente utilizzare i fondi che non si spendono per le REMS o se ne spendono di meno per i servizi pubblici, e questo è quello che noi chiediamo al Comitato Stop PG. Siamo sicuri che il motivo per cui tanta gente è internata è anche perché i servizi pubblici non hanno saputo dare risposte di cura adeguate alle persone malate, e molto spesso hanno anche incoraggiato l'internamento in OPG, spingendo molti familiari disperati a denunciare i propri parenti pur di avere una risposta, e troppo spesso il servizio pubblico non è stato in condizioni di poter dare. Questa è prevenzione. Nel momento in cui invece una persona appunto ha commesso un reato e si trova appunto a dover, insomma, finisce nel circuito della salute mentale, anche, insomma, nel senso che dice sia un giudice salute mentale previdenziale. Previdenziale, ok. Come alternativo alle REMS, cosa si intende per servizi pubblici? Qual è il percorso che può fare una persona di quel tipo? Il percorso è quello di un progetto personalizzato che si basi su un sistema di cura che ha da una parte interventi ovviamente di tipo psicofarmacologico, di tipo psicoterapeutico, ma soprattutto progetti di reinserimento attraverso impegno lavorativo, attraverso una casa di civile abitazione, progetti che siano misurati intorno alla persona e con la persona, per cui insieme alla persona si costruiscono i progetti personalizzati attraverso quello che noi come Comitato Stop PG anzi riteniamo assolutamente utile, quello del budget di salute, cioè non servizi a prestazione, ma qualcosa che contempli un po' tutto, dalle relazioni al lavoro e la possibilità quindi per queste persone di avere una risposta adeguata ai loro bisogni di cure. E nella malattia mentale indubbiamente i bisogni di cure sono molto più diversificati rispetto anche ad una malattia di tipo fisico. Quanto riguarda il destino delle persone, ovviamente il codice penale, gli articoli del codice penale, come ce lo ricordo, 88 e 89, prevedono di fatto che se una persona è malata mentale e commette un reato, automaticamente viene prosciolta, e questo ancora esiste. Prosciolta vuol dire che non va in giudizio, però automaticamente viene applicata poi la misura di sicurezza. La misura di sicurezza oggettivamente prima della legge 81 era di fatto quasi sempre scelta come l'internamento in OPG. L'internamento in OPG aveva durate minime che potevano essere 2 anni o di 5 anni, nel senso a entrare nei dettagli, però poi di fatto avveniva sempre che c'era una proroga, e le proroghe, sto vedendo adesso una situazione di una persona che ho visto nei vari incartamenti che avevo, che ha avuto esattamente una persona tra l'altro nata nel 60, che è da abruzzese, che ha avuto ben 20 proroghe. Cioè nel 2012 ha avuto 20 proroghe, cioè per 20 volte era stato riconfermato il suo essere in OPG. Quindi può non finire mai. 20 proroghe significa 20 anni, 30 anni, 40 anni di OPG, non finisce mai. Quindi viva Dio che è arrivata questa legge e che quindi si esce dall'OPG, però bisogna saperla applicare. E visto che l'Abruzzo non l'ha saputo applicare né la legge 180 né il progetto obiettivo nazionale salute mentale, siamo molto preoccupati, e è evidente il fatto ad oggi ancora si brancola nel buio e non si sa dove saranno ospitati. Vengono fuori le idee più incredibili, fra le quali anche quelle di affidare queste persone a delle strutture private, quando io credo che in Abruzzo di piccole strutture leggere se ne possono reperire, se ne potevano reperire tanto. I tempi stringono, quindi se più dimettono e più riescono a dimettere gli investibili, più basso sarà il numero delle persone che al 31 marzo, e anche più meno diciamo così
facile sarà che queste persone possano essere disperse per le varie regioni d'Italia, perché se c'è il commissariamento, a quel punto chi interviene? Interviene il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e decide dove portarli, e indubbiamente poi sappiamo che cosa vuol dire intervenire nell'urgenza. Valsa la pena sia in primis per questa contingente questione dell'applicazione della legge dal 31 marzo fare questo sciopero della fame? Assolutamente sì, e i motivi sono questi, perché io credo che si debba esercitare il diritto ad avere le giuste cure nella libertà possibile, la massima possibile. Questa legge concede a dei cittadini che sono stati nascosti in questi luoghi di avere delle giuste cure e nella massima libertà possibile, e questo io credo che sia un dovere pubblico, perciò dicevo responsabilità politica se le cose non avverranno come dovrebbero davvero avvenire.